errori portati da disattenzione, perché situazioni ce ne erano state anche prima ed erano state gestite meglio. Quindi sicuramente sono stati due gol frutto di errori. Una volta tornati a Vellino abbiamo parlato col mister, abbiamo parlato tutti insieme. Insomma, non c'era bisogno di sentire le interviste, insomma, poi ognuno dentro di sé fa le sue considerazioni sulla partita, la rivede, quindi ancora prima che parlasse il mister io sapevo di aver fatto degli errori, quindi insomma ero pronto, cioè me l'aspettavo, una critica. La competizione c'è sempre, c'è tutti gli anni. Io un ragazzo che ho visto poco, un ragazzo di cui ho sentito parlare tanto, insomma delle sue qualità da quello che ho sentito non si discute, sicuramente è venuto a migliorare un reparto secondo me forte, quindi questo non può far altro che aiutare la squadra. Il campionato è lungo e come visto anche l'anno scorso in difesa si sono cambiati praticamente tutti, ovvio che da parte mia dopo tutti i sacrifici che ho fatto sicuramente c'è la voglia di tenermi stretto il posto, sicuramente. In difesa sono tutti giocatori, chi con esperienza, chi più giovane, con più talento, sono tutti giocatori molto bravi. Quindi la difesa è un reparto che lavora molto, molto meno di singolo magari, quindi di gruppo, quindi insomma tutti lavoriamo allo stesso modo, quindi insomma non è che c'è questa grandissima differenza tra uno e l'altro. Io vedo che tante squadre usano questo modulo e vedo che insomma mi sembra un modulo che si può fare, sicuramente secondo me il modulo che stiamo usando ora insomma mi sembra che porti dei frutti, mi sembra che insomma la squadra giri bene, perché anche in fase difensiva gli errori che ci sono stati più individuali, diciamo che insomma certe situazioni vengono gestite bene, sappiamo muoverci, ci abbiamo lavorato comunque tanto quasi sempre con questo sistema di gioco, è ovvio che cambiare insomma le linee rimangono queste, però sicuramente c'è da lavorarci. Guarda, io ci pensavo stamattina e ho preso in rassegna tutti i gol uno per uno e se devo dire la verità non è che ho visto dei gol che sono nati da problemi tattici, ho visto più errori individuali, più magari disattenzioni, perché mi ricordo Verona, insomma i gol che erano stati presi da ripartenze, magari un tiro dall'esterno, un calcio d'angolo, lo stesso a Cremona, comunque sono stati tre gol frutto di errori. Non è che vedo un allarmismo proprio su tatticismi, diciamo. Ho sentito anche di qualche critica sui gol che ha subito, ma non, io sinceramente è un pensiero che proprio non ho avuto sui gol subiti. Perché sul secondo gol la responsabilità è mia. Sono io a mettere in difficoltà il portiere, perché ho fatto una marcatura leggera, poi era fuori gioco, probabilmente mi sono fidato troppo della bravura dei guardialine, quindi e lì l'ho messo io in difficoltà, quello è stato un errore mio, e sugli altri gol assolutamente non ho visto nessun problema. Poi comunque uno sei giovane, non vuol dire che non abbia esperienza, perché un giovane può avere personalità, può avere talento, come abbiamo visto anche l'anno scorso col portiere che avevamo e come ho visto io quest'anno nei portieri che abbiamo, quindi questo non credo sia un problema, l'inesperienza. Rivedendo la partita si poteva fare molto di più, si poteva sicuramente vincere la partita, quindi una critica che ci sta, una critica che ci eravamo già fatti tutti. È una squadra che porta avanti penso un'idea di gioco da diversi anni, con giocatori che giocano insieme da parecchio tempo, insomma è una squadra che è affiatata, che ha un'idea di gioco precisa, però insomma noi giochiamo in casa, siamo preparati alla partita. Ma io lo spero perché sono sicuramente in debito con questa piazza e con questa società. Quest'anno ho avuto la fortuna di ripartire con la squadra dall'inizio, insomma di allenarmi sempre, di poter giocare sempre senza problemi.